qualcosa di sfizioso, veloce, una cosa estiva, una cosa che proprio ci sfizia. Volete sapere che cos'è? Ora lo dico. Prima vi dico gli ingredienti. Pane carasau, il pane che non impegna perché è sottile sottile e delicato, quindi non ti senti in colpa quando lo mangi. Poi basilico, peperoncino, aglio, bottarga. Io ho il tonno, potete anche usare la muggine. Importante ragazzi, non roba grattugiata, macinata, roba sana, ok? Poi pomodorini tatterini a farone, 1 euro l'ho pagato oggi al mercato, al chilo. Poi ricotta di mucca o pecora, fate voi. Io oggi ho la mucchetta. Poi che ci vuole? L'olio. Extravergine d'oliva, sommariva il mio amico Agostino, oggi addirittura di Via Ligure, biologico. Allora, subito andiamo. Aglio, mi raccomando, due ingredienti devono essere buoni, perché come si dice, quello che ci metti, quello che metti nella pentola, ritrovi nel piatto. Quindi mi raccomando. Poi, basilico. Questa poi è la musica adatta, eh? La musica adatta per la serata, per gli incontri, per tutto. Metto gambi di basilico, come piacciono a noi, che diamo il giusto gusto, il giusto profumo. Poi, pomodorini, abbiamo detto tatterini. Che cosa sto facendo? Sto facendo del pane carasau con sopra ricotta spalmata, pomodorini belli appena appena saltati e poi la bottarga di tonno o di muggine. Ma se non avete la bottarga, sti cavoli, va bene anche due acciughette, un cedro acciughe, niente. Fate pomodoro e ricotta. Taglio tutti i pomodori a metà. Levo basilico. I gambi, da non confondere con le foglioline. Poi l'aglio dorato, guardate, così. Poi pomodori, zacchero. Questo me lo voglio sentire. È questo, voglio vedere lo sporco sul piano e sentire questo rumore. Perché? Perché si sente proprio lo zucchero, aiutatemi a dire, zucchero del pomodoro. Così caramella, qui, sul fondo. Tac, 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 tac. Vedete che fa? Tutta sta salsetta così. Poi, basilico, perfetto, così, vai. Il mio peperoncino immancabile, vado. A me piace piccante, poi fate voi. Qua, vai, così. Un pizzico di sale, poco, poco, c'è già la bottarga. Poi, guardate qui. Così, appena appena che si ammorbidiscono un pochino di più, li levo. Adesso, pane carasau, zacchero, così. Siamo in due? Sì, siamo in due, io e voi. Poi, ricotta, qua, un goccetto d'olio ci vuole poco poco, zacchero. Un po' di pepe, poco poco ci vuole, zacchero. Poi, così, una lavorata così. Senza sale, ho detto, e così sta la dolcezza della ricotta, il pomodoro, buono, state buono Mariu. Poi, ecco qua, ricotta incomincio a mettere, così, a fiocchetti. Se la volete più morbida mettete dell'acqua calda, tiepida, così abbiamo tutto. La proteina, poco carboidrato raffinato, che è quello del pane carasau. Il pane non impegna, perché abbiamo il gusto del pane, però non è tanto, non è tanto, non è tanto. Poi, guarda qua, guarda che robetta, belli, ma bacio vedo. Andiamo così, se non sono matti mi volevo. Poi vado così, pomodorini, così, guarda che spettacolo, che colori, ecco Mario, mo ce n'è pure per te, tranquillo che questo lo mangio pure io. Vai così, tutti vai, belli così. Poi passiamo alla signora bottarga. Io faccio così, taglio un pezzettino qua e togliamo la pelle subito, il budello diciamo. Questa è l'involucro diciamo che contiene le uova del tonno. Poi io vado così sottile sottile, così, e un po' così. È abbastanza, vedete, abbastanza pure fresca, non dovrebbe nemmeno essere tanto salata, perché quando è fresca così non è nemmeno salata. Poi l'assaggio, giusto, buona.
così, guardate. Ce la dobbiamo mettere, se ce l'avete mettetela, se non ce l'avete non la mettete, non fa niente. Poi due fogliette di basilico così, buttate così. Sta pronto, guardate, guarda, sta pronto, via. Due fogliette di basilico così, in questa maniera. Ehi, bello, vai. E poi per finire un goccetto d'olio, che non fa mai male l'olio, bello. E poi assaggio. E poi che? Poi assaggio. Mario, che dici? Mamma mia, che bontà, c'ho una fame. Che poi se un po' si ammorbidisce, un po' diventa croccante. Scusatemi. È una pastarella questa è mignè. Allora, è un millefoglie. Allora, la ricotta ha una cremosità fantastica, dolce. Il pane croccante, che sentiamo crack, scrocchianello, come piace a noi. Pomodoro buono, un gianduiottino. Poi a bottarga, tacchete, botta di sale. E il basilico che fa? Pulisce tutto. Fatelo, buonissimo, pure senza bottarga, uguale, buono. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perdete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mossa questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Muah.